Beh, io credo che i cittadini possano aspettarsi la continuità del passato. C'è ordine, città finalmente pulita, investimenti nei lavori pubblici, una trasformazione lenta e costante della qualità di vita. Pensare dei punti è bello, ma bisogna capire quali sono poi le possibilità reali. Io punto molto sulla ZES, la legge che significa zona economicamente svantaggiata. Torre del Greco nella perimetrazione che ha fatto la Regione Campania non rientra, una cosa molto grave. Io ho avuto la fortuna di parlare direttamente con il commissario di questa legge e mi ha detto che c'è possibilità di essere inserite, quindi ho già pensato e prospettato di fare richiesta che tutta la città possa rientrare nella ZES, nella zona economicamente svantaggiata. Non tanto per le agevolazioni del credito d'imposta che chiaramente è limitato, ma soprattutto per quanto riguarda le agevolazioni sulle autorizzazioni, anche in deroga ai limiti dei piani paesaggistici. Se questo succede, proprio quello che in questo momento vedono i miei occhi, potrebbe essere il primo atto, il porto. Il porto a Torre del Greco non si è mai realizzato, proprio perché bisognerebbe ottenere una modificazione della linea di costa. Con la ZES si potrebbe fare immediatamente. Beh, la viabilità penso che bisogna perseguire quello che era stato già iniziato, quindi la conclusione della bretella e soprattutto il congiungimento della bretella ai Camaldoli. Manca solo un piccolo tratto da Via Lamaria a Via del Monte, dove abbiamo già un progetto, anche se penso sia un progetto preliminare, poi da Via del Monte ai Camaldoli. L'autostrada ha già un tracciato, seppure solamente di terreno, dovrebbe essere facile completarlo. Oltre alla viabilità non intendo solo le strade, la viabilità intendo anche parcheggi, perché io intendo creare una grande area pedonale che parte da dove siamo noi qua, quindi da Cesare Battisti per arrivare fino a Piazza Luigi Palomba. Da lì fino al mare, una mega isola pedonale, con parcheggi nel perimetro di questa zona e con parcheggi all'interno e soprattutto con trasporto green che serve a tutte le persone che vogliono spostarsi all'interno dell'area pedonale. Un'altra opera assolutamente da completare per migliorare la visibilità a Torre del Greco è la parallela litoranea che inopinatamente fu interrotta a Viale Europa e invece deve arrivare fino a Via Prota, quindi noi fino a Viale Europa siamo arrivati. Poi c'è un tratto che, se ricordo bene, dal Pagliarone arriva fino a Via Prota e manca questo tratto intermedio che secondo me è indispensabile realizzare. Allora, la prima mossa sarà chiaramente rivolgersi un po' a strutture esterne, perché ovviamente pensare di progettare, di portare a termine i lavori con personale interno sarà impossibile, ma contemporaneamente, se non un attimo prima, cercare di cominciare a fare tutti i bandi, compresi quelli in essere, ma anche i bandi nuovi per assumere nuovo personale al comune, ma soprattutto personale qualificato, altamente qualificato, che ci possa fare una svolta. Allora, gli obiettivi importanti non si possono raggiungere nei primi 100 giorni. Noi sappiamo che il comune è particolarmente carente nel personale, nei dirigenti, sono tutti dirigenti a tempo determinato, per cui non sarà facile avere una continuità. Ma certamente sì, i primi 100 giorni partiranno. Serviranno per mettere le basi di grandi progetti in futuro. Certamente partiremo subito con abbellire la città, la pulizia assolutamente. Ho intenzione di fare un accordo, diciamo così, sperimentale con la ditta, perché ovviamente noi siamo vincolati al capitolato, ma per un determinato lasso di tempo possiamo fare un accordo sperimentale provando alcune innovazioni anche nel tipo di raccolta dei rifiuti che si possono essere raccolta solo con due buste, poi raccolta 7 giorni su 7, non esiste che il rifiuto che si produce tutti i giorni, un giorno a settimana, non viene raccolta, ma sicuramente soprattutto abbellire le aiuole a Torre del Greco, partendo dalla litoranea, perché ci troveremo subito a ridosso dell'estate. Io ho l'obiettivo di far diventare Torre del Greco il giardino d'Europa.